Il tutor Alessandro Pin, che cosa state presentando a questo salone? Questo è un progetto di riconoscimento di immagini, dove praticamente c'è un drone che viene, in cui è stato installato un software che riconosce questi bersagli e tramite il riconoscimento dei bersagli riesce a fare un percorso a forma di triangolo. È stato un progetto sviluppato da dei miei compagni di ingegneria elettronica durante la magistrale. È faticoso, no, fare ingegneria? Sì, è abbastanza faticoso, non è una delle materie più semplici, bisogna studiare, però poi lo trovo molto soddisfacente e anche penso che per il futuro possa essere soddisfacente per il fatto che puoi trovare lavoro, eccetera, eccetera. Io ad esempio sto facendo un progetto di ricerca finanziato da un'azienda e basta. Istruzioni per l'uso, sui programmi, su quale indirizzo scegliere. Date anche questi consigli, suggerimenti a chi ve li chiede? Sì, sì, certamente. Siamo qui apposta per consigliare, per far capire cosa vuol dire fare un percorso di ingegneria piuttosto che un altro.